Grazie a Timbermet per i 5 anni. Bravo, sole online. Con le Salvetti, io elementari, medie e poi superiori a Pisa e Università a Firenze. Dario invece ha fatto sempre a Colle e poi anche a Livorno. Dario alle elementari non era un'altra classe insieme, nemmeno alle medie. Nemmeno alle medie. Io ero nella C, lui era nella D. Lasciamo perdere, ragazzi, questi sono argomenti che non vanno. Io facevo il giornalino, le recite, ragazzi, il regista. Dario, non ti addentrare. Andavo dal preside a fare le riunioni. Allora, te eri il leccaculo. Allora, ragazzi, io avevo il giornalino, Michelangelo avevamo il giornalino della scuola. Dovete sapere che alle medie, grazie a MicTK, c'era la soprattutto in terza, non racconterò gli anni precedenti, soprattutto in terza, c'era... La terza C era quella dei borghesi. Ma che vuoi dire? Dai, via, super piacere. Era quella dei borghesi. Grazie a Sufferet era quella dei borghesi. Era la futura classe dirigente. Futura classe dirigente del mondo. Poi lasciamo perdere. Futura classe dirigente del mondo. Erano tutti quelli tutti più... a Colle Salvetti. Tutti, allora, quando andavi ai ricevimenti, ma la terza C o cos'è quella classe lì? Incredibile. Sono avantissimo. C'era Dario che lui in terza C, lui controllava la scuola, controllava i professori, il preside, tutti. Controllava, addirittura, vi racconto, questa è grossissima, fece abolire la nostra recita per avere più spazio nella sua. Noi nella... Ma che sei, ero un infame. Ragazzi, noi in terza non abbiamo fatto la recita perché lui doveva fare il musical... Era Cats, mi pare, no? Non può darsi. Era Cats, perché lui doveva fare Cats. No, Gris. Gris, lui doveva fare Gris e aveva bisogno. Era Dennis. Lui doveva creare. E vi giuro, ragazzi, sembrava Spielberg. Andava in giro con i copioni. No, questa cosa... Alle medie, in terza media, poi ragazzi. Non ho coltivato questa passione. Talento, peccato. Ragazzi, no, questa battuta è sbagliata, la dobbiamo ridire. Grazie anche a Timbermet 5. A noi ce lo faccio salire sul palco e questa è la terza D. Vai, scendete, andate a fanculo perché la terza C si deve esibire. Ma siamo sicuri. Allora, comunque, terza C, classe dirigente. Mamma mia, intelligentissimi, geni. Lui, vabbè, era quello top. Grazie a Alessio P. La terza C... Teppismo puro, la morte, assassini, killer, spacciatori, puttane, tutto. Tu, ma vi giuro, che poi era anche mezzo vero, ma comunque perché c'è... Hanno dato fuori la scuola. Sì, hanno dato fuori la scuola. E io ero ovviamente in terza D. Io ero in terza D. In terza D e vabbè, lasciamo perdere, non si possono raccontare queste cose. Però diciamo che un po' era vero, Dai, legavate le professoresse. Cosa? Legavate le professoresse. No, legavamo no, però l'abbiamo fatte piangere tante. Vabbè, ma quelle sono cose nostre. Te che classe eri, Agnese? Io... Che sezione? Indi. Sì. Vedi, il destino. O quando appesero il lens, ma il fornaio appeso il lens. Ah, con mutande. Sì, sì, un giorno il fornaio. Questa è la terza D, eh. Questa è l'anima della terza D. Lenzi! Presero il lens, pesava 30 kg. E lo appesero per le mutande a... all'attaccapanni della classe, grazie a Salvini. La banana stracchinata, te la ricordi? Il Martignano che mise lo stracchino sulla banana e poi la spiacciò nel vetro. Allora, ragazzi, noi in 3 anni di media avremmo perso 20 cancellini da lavagna. Uno era sul tetto. E poi il fornaio lo buttava apposta sul tetto perché così poi si poteva arrampiare sul tetto e rimanere lì per tutta la lezione. Sesso anale, dietro la scuola, in terza media. Non me le ricordo. Io me le ricordo. Questa era la terza di sesso anale. Massimo Bacini. Ma chi ha fatto sesso anale? Lasciamo perdere, amore. Ma non è vero. Sì, erano avanti prima. Altro che voi del 97, 98, 99. Io facevo delle cose strane all'elementare. Amore, no. All'elementare tutti, si sperimentava. Esatto. Con la natura. Da Champagne, grazie a Gianni 96. Perché era la curiosità dell'essere umano. Mi dissocio. Vabbè, ma eravamo minori anche noi, ragazzi. Sto parlando di episodi di quando eravamo minori. Grazie a Gianni 96. Comunque non è possibile. Vabbè, cioè, non inserire so. Cose dove entrano. È la curiosità dell'essere umano. Comunque si scherza, ragazzi. Fa per ridere. Cioè, non lo so. Comunque una merda. E si può dire. Ragazzi, perché a tutti loro questi episodi sembrano bisogna strani. Fare per noi sono un revival terza C contro terza D. No, non ci penso nemmeno. Non ci penso. Ma dai, ragazzi, qualcuno è anche mezzo in galera. Cioè, l'hanno messa a domiciliari. No, non posso dire ogni nome, ma uno lo rischio grosso. Non si può dire chi, Dario. Quando sì, sì. Sai cosa successe, dai. Il discorso è questo, che a voi vi sembrano particolari, ma per noi sono la normalità. Tant'è la morale è che non c'è nessun futuro predestinato, quindi... I futuri iscritti non esistono, questa è la morale, voleva dire Dario.
Ok. Per chi l'aveva... No, è vero. No, no, sì. Poi io ci andavo sempre nella sua classe perché oltre a essere la classe di... Cioè, era pieno di fie. Pieno. Pieno. Tutte belline erano. Quasi tutte. Noi, solo scifoni. E tre erano. Scifoni... È offensivo. Govoni, cioè brutti, cioè, brutti, brutti. E poi c'era il tempo corto, vabbè, che c'era Masella e gli altri, ma lì proprio era Bronx, tempo corto. Sfigati. Allora io vicino ai genitori, dava, non farò i nomi dei genitori. Classismo, arte la pubblicità della gente. I genitori... Ma che scuola è, Dio Cristo? No, era tremendo. Era tempo corto, schifo. Allora, praticamente, davanti alla scuola, io me lo ricordo, come se fosse ora i genitori, di ovviamente di loro, della terza C... Ma guarda, ma chi fa il tempo corto, ma non può apprendere le stesse nozioni che in realtà la terza C sta apprendendo e sta dimostrando di applicare nella vita. Ma che cazzo dici, c'hai 13 anni, ma cosa dici? Il tempo corto. Praticamente non ti... rimanevi il pomeriggio. Ah. Noi si rimaneva due pomeriggi. Ok, e te no? Sì, no, io sì, ho fatto il tempo lungo perché mia mamma voleva che divenissi avvocato, da lì che fine ho fatto. Lui diviene, lui è un artista, sì, ah, tra l'altro è tremendo, Dario, questa la voglio raccontare. Voi ora mi voglio levare qualche sassolino nella scarpa, non c'entra nulla la terza C. Praticamente però il terzo anno girò un modulo, io spero non ci sia più questa roba qua, io spero l'abbiano levato perché è svilente per i bimbi. Praticamente era un modulo dove i professori consigliavano che scuola avrebbero... avrebbero dovuto fare gli studenti. Allora, sì, ovviamente le voci giravano e l'artistico era la scuola dove... o il professionale erano le due scuole dove si relegavano i teppisti e quelli che devono morire. No, invece da noi no, all'artista per dire o che non c'ha voglia di fare un cazzo, o che sei un coglione, o che sei un futuro spacciatore. Poi non è vero, per no, niente. Ma zero, era un pregiudizio, ma i professori dicevano sempre queste stronzate. Sì, sì, e nei paesini è così, i professori dei paesini dicevano questa storia. Oh, io mi ricordo, a te misero, qualsiasi liceo va bene, sì. Giuro Dario, giuro, il Beci... qualsiasi liceo va bene. Ora in Nuova Zelanda a trombassi le fie, trombassi... la Ricky, qualsiasi liceo, io artistico, basta. istituto d'arte. E invece si diceva queste cose, te sapevi, io me le ricordo queste cose. No, io me le ricordo. A me, io stavo zitto, ma mi rimanevano impresso, però non le dicevo. Cazzo mi rattristavano. Lui mi ricordo, qualsiasi istituto, qualsiasi liceo, dice... istituto, nemmeno perché non c'era ricerca, istituto d'arte. Marco, vai, 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 vai. No, istituto d'arte. Lenzi, no, Lenzi, buono, cioè era tipo classico, infatti andò al class. Infatti, no? No, ad Ardini. Ardini andò, sì, scientifico, liceo scientifico. Infatti andò Ardini dopo due anni, smise. Sono, secondo me, sono cose quelle, proprio sbagliate, perché... a un certo punto deve decidere il bimbo, deve decidere il ragazzo. Infatti mia mamma per quello mi hanno sempre lasciato fare quello che volevo. A me hanno rovinato la vita con quel modulo, ma non sei il primo che me lo dice, amico mio. Vi posso raccontare un'altra storia? Vai, sì, tanto abbiamo quasi finito. In prima media, in realtà, io non ero considerato così male. In realtà era una promessa del teatro. Vabbè, giustamente, lì ci stavano azzeccando. Io scrissi... la recita scolastica. Scrissi il copione, grazie a Timbermet per l'euro. La storia si intitola, me lo ricordo, questo me lo ricordo. Non mi ricordo la storia, ma mi ricordo il titolo. Bill, il gabbiano che voleva troppo. Amore. Beh, io facevo il gabbiano. E poi lo recitavo, lo interpretavo, facevo il gabbiano. Un po' questo copione. Anche se so, dai. Forse mi manca qualche canterà. C'avevo la tutina bianca per simulare il gabbiano. E facevo il gabbiano. Comunque io sono maledetto, perché a un certo punto... creano delle ossa intorno a me per prendermi per il culo. Ti ricordi quando facevano le anzoncine su Ognomi? Dario Moccia è forte come una roccia. Sì, ma tutti dicevano è duro come una roccia. Tutti me lo dicevano. Già mi chiamavano Moccio, Moccino, Moccio Vileda, con questo Ognomi del cazzo. Vi. E poi... la mia era Dario Fattorini, fa dei bei pensierini. Sì, oh, ci crede a quello che scriveva. E qui, oh, ragazzi, ora mi prenderò la mia vendetta. No, non su di lui. Io alle elementari... di nuovo, questa è una cosa, io da ubriaco c'è ragione, ho ragione, e poi vi racconto ragione. Cosa ho fatto, te lo sai cosa ho fatto di recente, non so cosa vuoi dire, ma tanto vabbè. Allora c'era un concorso alle elementari per la migliore poesia, era già previsto, tutto truccato il concorso, ok, che si vinceva la sorpresina, esatto. Allora c'erano due ragazze che erano le promesse dell'umanità, una effettivamente lo è diventata,
non si può fare il cognome, non si sa mai. Comunque, si chiamavano tutte e due Erika. Una con la K e una con la C. Vabbè, non c'è bisogno, ora dai. Erika, due Erika. E loro scrivono sempre divinamente. Mamma mia, all'elementare, mamma mia, che temi queste ragazze faranno faville. Grandi, invece è una persona normalissima. Hai detto il cognome, però. Vabbè. Ma non si sa se è con la K o con la C. Vabbè, comunque la saluto. Erika è una grande sorella OP. L'altra è andata a studia, a lancia missili, non so cosa, è Roma, a fa matematica, insomma. Insegna all'università. Insomma, queste erano le due promesse. Però l'altra, Erika, faceva sempre dei temi e dei pensierini, appunto, io, mamma mia, straordinari, ma io invece ero sempre bello, gobbo così, vivevo, poverino, questo non ce la fa, questo muore fra due giorni, consegnavo, poi mi dava benino, bene, bravo, quando andavo, ottimo, distinti, eccellenti, benino, quando arrivavo a casa il benino di mia mamma, che cazzo hai fatto, non mi comprava nulla, un'infanzia tremenda, vabbè, no, si scherza, l'unica cosa in cui ero bravo, lo disegnavo, quindi la gente garbava e basta. Oh, c'era il concorso di poesia, io prendo un foglio e faccio bravo, faccio sta poesia, ragazzi, contro l'altra Erika, contro l'intera scuola, vinco il primo, so c'è stato un broio, qualcuno che ha cambiato mi ma probabilmente di notte si è infiltrato, ha pagato qualcuno, ho vinto il concorso di poesia e quindi ero al settimo cielo e vai si organizza la giornata della lettura di tutte le poesie dei bimbi al palazzetto dello sport. Me lo ricordo come se fosse al palazzetto dello sport, tutte le gradinate, non c'è più, tutto abbandonato. Comunque un palazzetto. No, abbandonato, riprese. Hanno ripreso? Ok, comunque campo è un palazzetto dello sport abbastanza ampio. Gradoni, tutti i genitori di mamma era lì, orgogliosissimo, la prima volta in cui ero orgoglioso di qualcosa del figlio. Insomma, avevo vinto orgoglio in generale, cioè che nell'ambiente scolastico. Esatto, nel microclima di colligiano, nel microuniverso colligiano. Molto pesante. Arriva il momento della lettura di poesie. E Erika P, legge la mia poesia. Ma scusa, nessuno te l'ha. Legge la poesia vincitrice. È perché era una brava lettrice. Che era mia. E poi chi l'ha detto? La prima, io ero in eravamo in Petri. L'altro giorno vado a Pisa. L'hai trovata? No, non mi ha più vista. Hai detto io. Il cognome comunque. Mi si è sentito. Vabbè, l'altro giorno a Pisa ho preso una storcionata enorme. Prendo il telefono. Vado su Facebook, trovo Erika, le scrivo, vi giuro, non sto, aspetta, lo fa vedere perché sennò non ci credete. Sì, ti ha risposto? No, ha visualizzato e non ha risposto. Ma è vero ogni tanto, parla. Le ho scritto, non dovevi rubarmi le poesie, però sono magnanimo, ti perdono. Nonostante questo, sono arrivato al perdono. Non cazzo. È stata colpa sua, le maestre. Sono state le maestre. Che hanno, cioè. Sorella OP, Erika, ti saluto. Tutta la fortuna del mondo, però sono state le maestre. Una bimbina non è che può decidere di rubare una poesia. Le hanno detto, leggi questo, l'ha letto. Vabbè. Comunque l'ho perdonata. Madonna, Dario, quante ce ne sarebbero da dire? Mamma mia, mille.